arrivando da Speyer, qui a Ludwigshafen si trova questo grosso magazzino di prodotti italiani, ok? In Knollstrasse. Adesso andiamo dentro per vedere i prezzi. I sughi della Barilla, basilico, comunque, e vengono 1,69 euro, ok? Olio 5 litri, questo qui di Frantoio, 19,99, 100% italiano, l'ho visto, prodotto italiano. Questo arriva da Cerignola, poi ci abbiamo l'olio amato. Qui ci abbiamo l'olio extravergine d'oliva della Divella. Questo qui è quello prodotto in Italia, 100% prodotto in Italia, viene 6,49. Questo qui invece è olio comunitario e viene 5,99, perché in Germania la vita costa cara. Riso, altro cavallo di battaglia dei Piteci Capra, in Germania. Riso Scotti, arborio, 2,79 euro. Lo vedi bene? Riso gallo invece viene ancora di meno, viene 2,39 euro. Te lo rifaccio vedere bene perché almeno lo vedi bene. Ok, aspetta che si... 2,79. Qui vedi i grossi contenitori di olive da 4,3 kg a 6,99 vengono, 6,99, vediamo, ok, si vede. Poi lì ci sono dei contenitori grossi di carciofi, qua vendono i carciofi, 3100 mm, 21,99, qui 5,99 queste grosse confezioni di pomodoro capriccio, zucchini grigliati, qui c'è il sale che viene, l'ho visto prima, 49 centesimi, qui c'è l'olio Ponti da un litro, viene 1,39 euro, vediamo se si vede. E poi ci sono tutti i vari aceti balsamico della Ponti, 2,59, vari tipi di aceti, come questo da un litro, 2,79 della K del Cristo. Qua poi c'è ciuffini, funghetti, eccetera, eccetera, della marca Iposea, ok? E vengono comunque 1,59 l'olive, il contenitore invece, questa la confezione grossa, le nocciolate, ve l'ho messa qui, viene 2,29 euro. E anche queste qui ci sono tutte le varie giardiniera 1,49 euro. Aspetta, vediamo così se si vede meglio. 1,49 euro, ok. Purtroppo con questi cartellini verdi qua è un casino. Niente, allora, poi qui ci sono tutti la palma sono 0,49 tutti questi qua. Piselli, fagioli, eccetera, eccetera. Qui così c'è l'acqua, uno dei cavalli di battaglia del pitecismo, cioè chissà come costa in Germania l'acqua, come costa, adesso ve la faccio vedere. Voglio prendere acqua tedesca, la trovo, e la trovo comunque a prezzo anche minore. Questa acqua italiana arriva dalle mie parti, ok? Lago di Como, Menaggio, eccetera, eccetera. C'è anche il trasporto. Questa è acqua minerale, questa è minerale, frizzante, ok? E viene 1,99 euro, 6 bottiglie. 1,99 euro, ok? Questa minerale. Cioè, la vedete bene? Acqua gasata, ok? E costa in Italia, costa in Germania, la vita. La lemon soda. Che arriva pure, questa dovrebbe essere dalle mie parti, viene una lattina 65 centesimi, contenitore da 24, 14,99. San Benedetto, se non si vuole prendere quella tedesca, vogliamo prendere quella italiana, 95 centesimi, 1,5 litri, gazzosa, spuma, ginger, pompelmi, eccetera, eccetera, ok? 95 centesimi, ve lo faccio vedere bene, 95, andiamo lì in controluce, 95, ok. Ok, c'è il trasporto, Il caffè che è un prodotto di importazione, quindi non so neanche i prezzi in Italia, però ve li faccio vedere qua. Gimoca un chilo, qui viene 8,99 euro, mentre il Segafredo, questo espresso intermezzo, eccetera, eccetera, viene 12,99 euro al chilo. Tutti pelati, della Divella, dell'Arco, di tutto quello che volete, ok? Questa è una confezione da 2,650 kg e viene 2,65 euro, ok? Il prezzo sulla, poi potete prendere anche 6 alla volta che vengono 14,99.
Arco, ravioli, eccetera, eccetera, vengono questi qui, questi tortellini, 99 centesimi, gloria. E qui ci sono patate, gnocchi dell'Arco, 1,65 un chilo, perché la vita costa tantissimo in Germania e poi soprattutto non si trovano assolutamente in Germania prodotti italiani, scherzi. Acciughe, 140 grammi dell'Arco, carissime, 1,99. Caro, qua che la vita proprio qui, poi non trovi niente qua dalla Germania, proprio, ok, qui il tonno, la confezione lì 3,99, quella lì da qua, a casa, queste confezioni qui credo che siano da un chilo, vengono 1,99, poi qui abbiamo il crudo rovagnati a 2,99, 100 grammi, salame qui di Napoli, poi c'è il salametto Milano, questi qui grossi, questi qui che vendono tranquillamente da noi, vengono 2,25 €, questo qua è un prezzo uguale preciso da noi, quindi qua vedi che puoi trovare tutto, li trovate di tutti i tipi, ok, di tutte le qualità, anche dalla Star, dalla Montana a 2,99 €, ok, qui trovate tutti italiani. Sono tutti formaggi calabresi che potete trovare, c'è anche quello romano, spianata dolce qua, 4,90 questa. E questa è la salsiccia piccante, 2,78 €, De Marco Leonardo, salsiccia dolce, ok? Basta, ok? Questa è tutta di Vella, viene 5 kg, 5,99 €. Ok, se no mezzo chilo viene 0,69 centesimi, ok, tutti i tipi. La barilla ci sono questi qui grossi da 5 kg che vengono 7,99 €, se no tutti i tipi, visto che c'è gente che poi parlava che costava mezzo chilo di barilla più di un euro, eccetera eccetera, la barilla viene 85 centesimi, ok, te lo faccio vedere bene, lo vedi bene Piteco? Ok, a dire il vero, se si aspetta anche qualche offerta, la becchi sempre al Lidl, la trovi anche a 69 centesimi. Non si trova niente in Germania di italiano, no, siamo su Marte, cioè questi qui arrivano, li hanno portati da Marte questi qua, né? Biscotti della Divella, eccetera, eccetera, che vengono 1,39 €, poi vabbè, sui biscotti comunque... Qui in Germania hai tantissima scelta di biscotti anche tedeschi, quindi qui ci sono anche questi qua italiani a 99 centesimi, le sfogliatine glassate, ok? Per fare le granite, alla marena, tamarindo, arance, eccetera, eccetera, made in Italy questi sono e vengono tutti 2,99 €. Aspetta, vediamo qui se si vede, ok, controluce. Io ho trovato un signore che ha 50 anni che è in Germania. Di dove arrivi? Di Catania. Catania, mamma mia, sono tutti siciliani qua. Come ti trovi qua in Germania? Benissimo. Benissimo, grande, sì. Grande. E anche lì un suo socio che ci saluta anche lui. Da dove arrivi tu? Da Cattole, non già Agrigento. Ah, tutti da Agrigento, tutti stica di casa, bicchieri, un po' di menate, varie, mestoli, eccetera. Cioè, questi sono il legno, 65 centesimi, il mattarello... 3,33 €, 1,49 € quello, pentole, contenitori, questo qua è un contenitore per la pasta, 1,79 €, qui ci sono gli scolapasta a 1,49 €, comunque tutta questa oggettistica qua comunque ha tutta dei prezzi competitivi, ok? Anche vari prodotti per l'auto vendono tutti gli accessori, per esempio qua i tergicristalli vengono 2,49 €. 2,49 €, te lo faccio vedere bene, ok? Copri auto per i sedili, vengono 19,99 €, ok? Qui purtroppo il cartellino verde non si vede, comunque se ci credete, se no venite qui a vedervelo voi. Qui ci sono prodotti per l'auto per pulire all'esterno e all'interno, vengono 2,99 €. Okay. Rapido, quello tipo Attack 3 vengono 99 centesimi, ok, 33 centesimi l'uno. Sono prodotti a Berlino, vedi qui, Megasonic Berlino, Made in Germany,
li ho anche provati e sono identici precisi a quello originale, super attacca. Conclusione del video la faccio direttamente dentro qua nel supermercato. Allora, qui non vengo a dire che costano di meno rispetto all'Italia, magari viene anche qualcosina in più, dobbiamo tenere presente che comunque tanti prodotti arrivano anche dal sud Italia, c'è anche un costo di trasporto, ok? Però per anni è passato il messaggio in televisione che in Germania costava tutto il doppio, il triplo rispetto all'Italia. Sono palle, palle, palle di quelli che stanno con il loro culone fragile seduti a casa. In Germania trovi tutto quello che vuoi di italiano a dei prezzi italiani. È chiaro che se io devo andare a comprarmi lo shampoo della Garnier che pago 1,75, non vengo di certo qui, se devo andare a prendermi i pannolini, la crema, la Penaten, tantissimi altri prodotti, non vengo in un magazzino italiano. Ci vengo se voglio trovare in Germania qualcosa, tipo la soppressata, le olive che arrivano da Cerignola, eccetera, eccetera. Chiedo a parentesi, non pago più che in Italia, non pago più in Italia. Cerchiamo di prendere in giro il popolo italiano con un'informazione completamente sbagliata e volutamente sbagliata.